Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vi parlo di un libro che avevo già da un po' sul Kindle, che però, boh, non so, dicevo ora lo leggo, lo leggo, ora lo leggo. Finalmente l'ho letto. Il libro è un fantasy ed è il primo della trilogia della Strega e il Cacciatore. E oggi vi parlo di Serpent and Dove. L'autrice è Shelby Mahurin. Ed è uscita a settembre del 2020 in Italia grazie ad HarperCollins. La storia si svolge in Francia e la protagonista è Louise, oppure come preferisce essere chiamata Lou, ed è una strega di 18 anni che 2 anni fa si è rifugiata a Césarine. La ragazza vive di piccoli espedienti e furti, ma soprattutto cerca di nascondere la sua magia perché in questo mondo, in questo regno, le streghe sono destinate al rogo. Solitamente gira per la città travestita da uomo perché le donne che girano da sole non sono viste molto benissimo. Io mi sono immaginata che l'epoca era tipo il medioevo e accanto a lei c'è sempre la sua amica di infanzia, Coco. Lou è in cerca di un anello magico perché è convinta che con questo anello riuscirà a nascondersi meglio da una persona che la sta cercando. La prima volta che lui incontra Red Diggory è una parata in onore del re e del suo erede. E qui Red si accorge subito che lui non è un uomo, anche se lei è travestita, ma non riesce nemmeno a dirgli una parola che a questa parata scoppia un putiferio perché le streghe attaccano appunto la famiglia reale. Reid, essendo il capitano degli Chasseurs, spero che si pronunci così, non so francese, ovvero dei cacciatori di streghe, ed è al servizio del re per proteggerlo, si butta subito nella mischia appunto per proteggere tutta la famiglia reale. Sì, Reid Diggory è un cacciatore di streghe. È stato allevato dall'arcivescovo della città, allevato in una chiesa, quindi ha sempre seguito ciò che gli diceva l'arcivescovo, ciò che diceva la Bibbia, e cioè che le streghe sono degli esseri malvagi, sono cattive e non meritano appunto altro che essere scovate e bruciate sul rogo. Quindi tutta la sua vita gira intorno a questo, a questa sua missione, a queste sue convinzioni. E lui, essendo comunque cresciuto così, è convinto di queste cose. La seconda volta che lui e Red si incontrano è a casa del signor Tambray. Praticamente lui ha questo anello magico che lui sta cercando. E infatti lei va in questa sua dimora, in questa sua villa, per rubarglielo. Insieme a lei c'è Coco e anche un suo ex amante, un certo Bass. Qualcuno però ha spifferato ai cacciatori che proprio quella sera ci sarebbe stato un furto a casa di questo signore e quindi appunto questo gruppo arriva a questa villa, c'è anche Red, visto che è il capitano. E qui vede Lou che stavolta non è vestita da uomo, è vestita da donna, però comunque la riconosce subito. Grazie alla magia, Lou riesce a scappare, tutta contenta perché finalmente ha questo anello che ha trovato e vuole tornare a casa sua fra virgolette, perché in realtà lei vive nella soffitta di un teatro. Durante il tragitto, però, incontra due sue vecchie conoscenze, due malviventi, e gli danno parecchio del filo da torcere, tra cui anche un po' di botte. Riesce a scappare anche da loro, arriva finalmente al teatro e qui incontra di nuovo per la terza volta Reid. Lui la riconosce subito, quindi parte all'inseguimento e nel tentativo di acchiapparla, praticamente loro arrivano su questo palcoscenico del teatro, inciampano tutte e due e immaginatevi la scena, lei per terra tutta sanguinante e lui sopra di lei, quindi è una scena un po' equivoca. Lì al teatro c'è anche l'arcivescovo e assiste a questa scena e dice a Reid che non c'è nessun'altra possibilità se non che un matrimonio tra Reid appunto e lui, perché se no la reputazione di Red andrebbe rovinata, perché appunto la scena era molto molto equivoca e anche la reputazione dell'arcivescovo subirebbe dei danni.
Un matrimonio tra il cacciatore di streghe e una strega? Lui però non sa che lei è una strega e lei, pur di sopravvivere, dice va bene, non è molto contenta, però che deve fare? E come faranno a vivere insieme, visto che manco si conoscono e sono dei nemici praticamente in realtà? Boh, una bella sfida! Allora ragazzi, ormai voi lo sapete, io sono una romanticona, mi piacciono le storie d'amore dove c'è lo zucchero, a me piacciono e sono fatta così. Infatti io me lo sono bevuta tipo in 3-4 giorni, però delle cosine le devo dire. Per prima cosa, se una persona non ha letto la trama di questo libro e inizia a leggerlo, secondo me non ci capisce niente all'inizio. Ho avuto l'impressione proprio di essere stata buttata in questa storia, non c'è stata un'introduzione dei personaggi adeguata a parer mio e io fino a 50-60 pagine leggevo e dicevo non capisco, non comprendo, cioè, sembra che il lettore sia stato preso e buttato lì così, non ci sono spiegazioni all'inizio. Poi io mi sono immaginata che comunque la storia si svolgesse in tempi insomma antichi, quando c'era la caccia alle streghe, medioevo, che siamo in Francia, non c'è dubbi, però poi vengono fuori pasticcerie, siringhe, cioè non torna tanto col momento storico. Ultimo punto, secondo me in 400 pagine succedono tante ma tante cose, ci sono tanti personaggi, tanti eventi e secondo me l'autrice poteva approfondire delle scene, delle situazioni, delle storie, poteva un attimino, non dico farlo prolisso perché sennò poi uno si annoia, però un attimino spiegata meglio, secondo me poteva farlo. Continuerò questa saga? Assolutamente sì, come vi ho detto mi è piaciuto, l'ho letto in pochi giorni e se vi piacciono comunque fantasy, streghe, insomma è un libro molto molto carino. E niente ragazzi, fatemi sapere se lo avete letto, cosa ne pensate. Io come sempre vi ricordo di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale e qui sotto trovate il link per gli altri miei profili social. Io vi mando un bacio e ciao a tutti!